Questa mattina, in un'operazione congiunta, il commissariato della Polizia di Stato di Scampia con la squadra mobile della Questura di Napoli, carabinieri del comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 51 persone indagate per associazione di stampo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, di estorsione aggravata e per porto e detenzione di armi. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine sul clan camorristico denominato Vinella Grassi, storicamente attivo nell'area nord di Napoli. Grazie alle investigazioni che coprono il periodo che va dal 2016 a tutt'oggi, sono stati ricostruiti nel dettaglio i canali di distribuzione degli stupefacenti, sino alle piazze e luoghi di stoccaggio. Sono stati individuati soggetti incaricati del taglio e del confezionamento delle dosi. Si è inoltre accertato che le piazze di spaccio nei territori controllati dalla Vinella sono state ricostruite operando delle consuete forme di distribuzione al minuto, proseguendo senza interruzione anche nel periodo di lockdown. Sono stati raccolti elementi in ordine a numerosi episodi di natura estorsiva, esercitate in danno di commercianti di San Pietro a Paterno e di altre zone su cui il clan esercitava la propria influenza. È risultato inoltre che i titolari delle bancarelle del mercato ambulante che si tiene settimanalmente nei pressi della villa comunale di Scampia, oltre 120, dovevano regolarmente versare all'organizzazione una somma a titolo di tangente.